Dalla più totale decadenza alla nuova vita, l'ex collegio dei Salesiani di Castel San Nicolò in Casentino è stato ristrutturato con un investimento di 3 milioni di euro, quasi metà provenienti dalla regione. I vecchi locali sono stati trasformati in 22 alloggi di edilizia sociale riservati ai giovani con affitti molto vantaggiosi. Il canone concordato diminuito del 25%. Ci sono due aspetti da sottolineare: il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche di grande valore architettonico, per fini abitativi, e poi insieme la necessità di proseguire questa strada anche facendo un gran piano nazionale per la costruzione e il recupero di alloggi popolari. Un esempio di buona politica e di buona amministrazione che ha messo insieme diversi enti pubblici con un grande risultato. L'edificio del Settecento era stato abbandonato negli anni 50. Nei locali dell'ex refettorio e dell'ex chiesa sono stati ricavati anche una sala polivalente e un museo. Recuperato anche il teatrino, un'emozione particolare per chi da bambino veniva a scuola qua. E il teatrino ci anima. Ora lo rivedo tale e quale, col pavimento preciso. L'avevo rivisto distrutto, messo male 10-15 anni fa. E quindi, insomma, nascere e risorgere, questa è la vita, vai. Eccomi qui, l'intervistato, foto del 1944, ottobre, era appena finita l'occupazione dei tedeschi qui in Casentino. Accanto a me Bargioni, Fabian, Bocchi, Walter Francalanci, in seconda fila a sedere Salesiani, il vecchio Giovanni coadiutore, Don Laurenti, musico, Don Blasi matematico, Don Fochesato, grande maestro, grande cuore, factotum, infermiere, falegname, fabbro, aggiusta tutto. E poi Don Bozzo, che ha scritto Giorni di lacrime e di sangue, che ancora non l'aveva pubblicato, ovviamente, la storia delle avventure e disavventure delle battaglie in Campaldino. Eccolo qui, Casentino. E poi accanto a Don Bozzo, Don Bertoncello, Don Giri, Don Rovinetti, Don Collini, Don Torracchi. In terza fila, terzo da sinistra, Don Favaro. Al centro, dietro, davanti alla porta, Don Salvetti. Ultima fila, terzo da sinistra, Francesco Pasetto. Poi riconosco Zoppi, Bonavita, Bellugi, Silvano Carnevali, Silvietti, Don Vanzetto. Perché eravamo una comunità autogestita, si faceva tutto da noi, si spazzava i pavimenti, si rigovernava i piatti, si andava a cercare le castagne in ottobre e novembre per poi mangiarsele, perché si mangiava, la minestra spesso era con poco sale e si faceva colazione con latte in polvere degli americani che faceva la fondata. Si spaccava la legna perché non c'era riscaldamento centrale, serviva per la cucina e per le stufe che erano nelle varie stanze. E naturalmente la lotta contro il freddo era una lotta di tutti i giorni. Io ti ricordo alcune facce di Benzi, sì. No, via. Io qui ci sono stato alle elementari nel 56 al 60. In un altro. Questo edificio diventi un focolare di carità perché da esso si diffonda il buon odore di Cristo. No.
Questa era la domanda per una delle scuole medie, questa era la maestra. Prima era il teatrino. Prima era il teatrino, non la palestra. No, praticamente vedo che è una pietra, la pietra che ha più ora. Quella è pietra, è la roccia dei Salesiani, quella è quella roccia nuda. Allora perché ci mettiamo qui? No, si va su nella sala con me, si passa dalle scale. Ah, sì. Sì, ti vuole passare di sopra, c'è un accesso. Ovviamente è tutta roba. Allora, si sale su il cesso di qui. Questo pavimento è sempre quello? A me è una cosa che mi emoziona perché eravamo 40 ragazzi in 10 salesiani. Questo è dell'ottobre 44, fotocosci. Nell'agosto del 44 c'era stata la deportazione di tutti i nobili da Casentino, Fossoli, Mauthausen, eccetera e via. E in settembre, no, il 27 di luglio, a Cerica, la battaglia vinta dai partigiani per il spingo dei tedeschi, 3 mesi prima di questo fuoco. Quindi, allora, di trovare, io l'ho visto alcuni anni fa, era una cosa, mi sono veduto con la mia macchina, e ho visto la morte, la fine. Ora mi trovo resuscitato, morte, resuscitato. Speriamo che in Italia faccia la stessa cosa. Lì accanto, dove c'è dietro i carabinieri, c'è la stanzina, quella era il refettorio dei salesiani, dei superiori, perché c'è questo visto di medioevo e modernità, no? Per cui il salesiano, tutti lo conoscete, è quello che stava al petto, però i superiori erano, lì c'erano gli studenti. Il pavimento lo ponevamo noi perché era una società del 44, la minestra piuttosto senza sale perché c'era crisi di sale per i mesi. E nello stesso tempo c'era questa vita, io queste cose le capisco ora. Comunque eravamo organizzati, quindi si lavava i piatti e si puliva il pavimento, mezz'ora la mattina, quindi questi pavimenti. Nel campo sotto da gioco, dove i più giovani mi hanno detto che giocavano a calcio, io giocavo a palla a mano. Eravamo perché il calcio era, insomma, le pietre erano pericolose. Comunque eravamo una squadra di palla a mano, cioè si sarebbe veramente stato all'attesa di una mezza nazionale. Eccetera, c'è quanto tempo dopo che io le castagne, era il tempo delle castagne. Le castagne si andavano a cercare, ma non per vedere, ci si mangiava. Perché tutte le settimane le nostre famiglie, io sono di coppia, mamma e sorella, bicicletta, la sorella c'è stata ieri con la musica venire, i vicini mi venivano a portare, le bruciate le brici, le bruciate il pane e qualche cosa, un mezzo salamino, e poi la sera all'ora di merenda ognuno dei ragazzi aveva la sua scarsia e c'aveva questo surplus. Insomma, questa è la vita. Volevo solo dire che è bello rivivere e vedere che tutto sommato il tempo va avanti. Certo, io rinviando la mia giovinezza, ma non posso rinviare tale e quale i tempi da allora, un po' di segregazione, il tumoso che ci guarda così, ma niente come da. Però nello stesso tempo il teatrino, la gita che si faceva a piedi da qui alla croce del Prato Marcos, eccetera. Nelle camerate, ora ho visto dietro, andrò meglio a vedere dopo, finito, nelle camerate che erano grandi, ora ci sono degli appartamenti. Dunque qui non c'era riscaldamento, questo penso ci sia, solo di
e quindi stufe, la teglia, la segatura, tutto quello che potete immaginare, che picca, il bello qui in strada. Ricordo la mattina alzandoci avevamo i lavandini della camera dove ci si lavava ghiacciati, questo per dire cosa non succederebbe oggi se in un momento succedesse una cosa, un soffitto che cade da Galilea, eccetera. Vabbè, è giusto che sia così, però è anche bene capire alla mia età il senso delle cose e la protezione di esse. È scritto? Cosa stavate dicendo? No, stavo dicendo che mi sono commossa, posso darti del tu, cioè possiamo dare del tu anche se non ci si certo, conosce. Certo, mi sono commossa al tuo intervento, capito? Quando dicevi, raccontavi del dopo la guerra, di questi spazi, di questo freddo, di questi insegnanti anche un po' particolari, sì. No? E la fame. Che poi con Lima, con i racconti che ho sentito io delle persone vicine a me, insomma, del dopo la guerra, no? di questa ampiezza di esperienze, la volontà di riprendersi per contro le difficoltà quotidiane. È un pezzo di vita che si è vissuto. Io non solo mi sono commossa, ho rivissuto come se ci fossi stata quel periodo, perché me l'ero un po' immaginato mentre si viaggiava qui dentro a fare i rilievi, mi immaginavo questi ragazzi cosa facevano e poi sentirlo raccontare è stato sorprendente. Che poi io recitai ragazzo qui a strada in Casentino, trovando qui sollazzo in questo bel teatrino. Or voglio qui di nuovo provare l'emozione e allora ci riprovo da che c'è l'occasione. Al principio del cammin della mia vita mi ritrovai in questa collegiata che qui da noi la guerra era finita. La paura finalmente era passata, la fame ancora non s'era dipartita e il freddo ritornava alla sua data. La fame che rattrista ognor la vita cacciavan le castagne di Garliano, pur se la strada andava su in salita. Contro il freddo avevan l'accetta in mano, spezzando i tronchi giù nella legnaia dove il pensier venia dopo la mano, che ha imparato a usare la mannaia. Vicino a noi dal milli contadino le galline cantavano nell'aia. A Pasqua ci saveva l'ovettino, oltre che sodo pure benedetto, per questo al milli faccio qui l'inchino.